Ecco fatto! A Quarrata sono stati inaugurati i nuovi locali dell'impianto sportivo Luca Bennati, gestito dall'Unione Sportiva Dilettantistica Olimpia. L'opera, costata 263.000 euro, ha comportato la demolizione e ricostruzione del fabbricato a servizio dell'impianto, dove è stata prevista, tra l'altro, un'area a ristoro ed un ampio porticato in legno. Un momento di festa oggi qui a Quarrata, soprattutto per la società USD Olimpia, perché andiamo a inaugurare i nuovi spazi che sono stati ristrutturati qui nella sede di Spedaletto. La nostra attenzione allo sport giovanile è sempre stata importante, perché noi crediamo veramente che il futuro della nostra città sia nei nostri ragazzi, e partiamo sicuramente dallo sport. Ed è un risultato importante, perché mi piace precisare sempre che nell'ultimo mandato nello sport quarratino l'amministrazione comunale ha investito oltre 2 milioni di euro. Sicuramente la nostra provincia, e non è un vanto ma sicuramente un difetto, è una tra le province che come impianti sportivi è più, non dico carente, ma sicuramente impianti sportivi non in regola, e credo che tutte le amministrazioni ora cerchino di adeguarsi a mettere gli impianti in regola. Quarrata sicuramente è arrivato prima, perché sicuramente già degli anni che fa degli investimenti importanti sui propri impianti sportivi, specialmente per il calcio. È un servizio sociale, al di là di far giocare i bambini che si divertano, però è un servizio sociale. Prendiamo i bambini di 5 anni e diventano poi adulti giocando, e quindi allontanandosi da pericoli della società. Di solito delle istituzioni comuni si dice sempre male, noi non ce la facciamo, perché